Ed eccoci qua, buon pomeriggio, buon giovedì sera, buon tutto, questo è lo speciale di Natale di Una Vita da Lontano. Come vedete ci sono un sacco di persone con me oggi, giocheremo un po' con un nuovo tool, ma soprattutto racconteremo le nostre vacanze di Natale un po' diverse da espatriati e vediamo un po' che succede. Io sono Raffaele Labrozzi, prima di cominciare voglio farvi vedere una cosa che mi sono procurato giusto per ricordare un eroe della nostra infanzia. Questa è la maglia dell'Italia, quindi questa è per ricordare Pablito che se n'è andato questa notte. Per chi ci ascolta via podcast, comunque, questa è Una Vita da Lontano. Con me i due compagni di viaggio, conduttori, trasportatori, bevitori. Mettiamola così, anche portatori di delizie e doni natalizi che sono. Benvenuti, come sempre, Piero Carlucci Strago. Non mi hai definito in una maniera oscena come solito. Può essere quasi accettabile stasera, sono commosso. Prima di passare la palla, vorrei ricordare a questo punto anch'io un brevissimo aneddoto. Visitando le grotte di Capri ci sono delle stalagmiti, se non ricordo male, che ricordano un po' le dita a forma di tre. Per cui ci raccontavano le guide turistiche che per tutti gli anni Ottanta prendevano in giiro i tifosi tedeschi dicendo che quello era Pablito che festeggiava il terzo gol di Altobelli nella famosa finale di Madrid. Detto questo, passo la palla al signor Libreria che è. Ciao, sono Emiliano. Salve a tutti. No, Ciao Emiliano. io in realtà volevo essere definito spingitore di spingitori, ma qui gli epiteti si fermano a un certo punto, proprio giusto un pochino prima del diventare, diciamo così, troppo alla mano. Per cui, se Raffaele smette di muovere tutti i video per 10 secondi, con ordine e disciplina iniziamo a presentare i nostri ospiti di questo speciale di Natale, che sarebbe, scusate, me lo sono scritto da qualche parte, la nostra 32esima puntata, l'ultima della stagione, perché arbitrariamente Raffaele ha deciso che la stagione finisce con la fine dell'anno. Vabbè, poi ne parleremo per la prossima. Ma la A un stagione certo punto ci dovevamo 2020. fermare, no? Dovevamo mettere un Ah no, vabbè, punto. vabbè, Comunque, ma ma di di solito 24 non c'era un episodio più bello, che tristezza. la stagione finisce quando si arriva al punto da cui è cominciato. Quindi abbiamo iniziato in primavera, dovevamo finire in primavera. Oh, comunque, queste sono cose nostre, non interessano a nessuno, men che meno i nostri ospiti di quest'oggi. Per cui io li vedo in questo modo, ecco, non li vedo più. Cominciamo in senso orario di quelli che vedo in questo momento, quindi in alto a sinistra potete cominciare, fate il giro come se foste a casa vostra, perché tale è questa trasmissione. Quindi chi Non sono? comincia. Chi si sta vedendo in questo momento in alto a sinistra? Cioè, siamo Noi, un vero? quadrato in quattro, Ci vedi? ci siete voi? Ci siamo Vai, noi, vai tu. Ci siete Sara, voi? Emiliano. Ciao ragazzi, buonasera. Esatto. Direttamente da Dublino, col maglione di Natale, insomma, ospiti della terza o la quarta puntata e della 28esima, adesso sparo un numero a caso, che ci hanno raccontato la loro vita da expat dublinese, mettiamola così, con tante storie. Quella di Sara soprattutto ci è piaciuta, perché poi c'è stato anche un momento, diciamo, lacrima, ecco, Che quello commenta. mia ha fatto schifo, stai dicendo, Eh? quella mia ha fatto schifo, No, praticamente. però voglio dire, il numero di download e di view su YouTube, voglio dire, testimoniano che la lacrima funziona meglio rispetto Mi pare che ho piangere anch'io adesso. Non ti preoccupare, l'abbiamo messo come momento obbligatorio per la seconda stagione, il momento della commozione, qualcuno deve piangere. Ok, poi chi ci abbiamo? Io mi vedo, sono io? Penso di Vediamo sì. tutti lo stesso? Ok, Sì. Gianluca da Barcellona e il mio maglioncino di Natale me l'ha mangiato il cane. Perché si vede che era buono, mo magari ti è scappato, lo hai fritto, perché fritte sono buone pure le suole delle scarpe. E come va lì?
Bene, bene. È tornato il caldo dopo una settimana di freddo e gelo. Oggi si poteva stare quasi in maglie corte di nuovo. Quindi Natale semitropicale, diciamo. Più o meno, qui fa sempre, il momento. Qui fa sempre caldissimo. Oh, suggerisco al nostro regista Raffaele, che regge qualcosa da vent'anni, no, di mettere a tutto schermo il prossimo ospite. Se mi dici chi è, tu lo chiami, no, io lo no, metto. Lo chiami tu, fa da solo, siamo persone, ecco, che si vede a tutto schermo e si presenta. Salve a tutti, io sono Alessandro, questo è il mio maglioncino di Natale, perché il maglioncino di Natale del Lidl l'ho provato a comprare, ma non mi entrava, come tutte le cose. E quindi ho optato per una simpatica, per un simpatico ornamento della mia capoccia tonda. Noi... Coniglietto della puntata! Com'è? Il coniglietto della puntata! Sì, hai visto? Sono il coniglietto della puntata! Trenna con la renna, versione 2020. In località Lisbona, dove sono almeno 12 ore che piove ininterrottamente, anche se la temperatura è decente per fare il contrasto con l'amico Giuseppe di Barcellona, purtroppo qui non abbiamo le stesse temperature, stiamo affrontando un mese piovoso, però per il resto ci arrangiamo. Più tardi mi raggiungerà anche Giusy, già ospite della puntata, adesso è un attimino impegnata, tra una mezz'oretta dovrebbe arrivare anche lei. Vabbè, mi piace questa deriva meteorologica. Scusa Piero, dimmi. Lo dicevo, aspetta Alessandro che Raffaele inventa il numero della puntata in cui Giusy era ospite. Raffaele inventa il numero. Secondo me era la 27esima o la 28esima. Ma hai già detto 28. 28 già l'hai detto, bravo Franchi. Va bene. Diciamo che dalla prossima stagione possiamo fare dei badge o delle spillette col numero della puntata da regalare ai nostri ospiti, mentre c'è un elfo. Tanto mi portano l'elfo. Mezzo elfo, mezzo gnomo, un gnielfo, è un gnomo infatti. Oggi pensavo che, visto che di questa reunion che stiamo facendo in questo momento, io sono curioso di sapere, dopo, finendo il giro, che ce ne manca uno, che lo so che è negletto perché è in verticale e tu non lo vuoi mettere a tutto schermo, mettilo a tutto schermo. Eccolo qua. Oh, Gesù. Sembra, non lo so, un musicista, un pianista di musica classica, scappato dalla Scala, con questo capello un po'... Sì, così. Dopo due settimane su un'isola dei tropici da solo in cerca di un palazzo per andare via. L'isola dei tropici chiuso in casa. Questi sono gli effetti della quarantena, no Fabrizio? La quarantena. No, in realtà i capelli sono quasi un anno che crescono, quindi è un'evoluzione. Un work in progress. Mi fa dire parolacce che la bimba è sveglia. È perso. L'abbiamo perso. Okay. Chi è l'esperto in lettura delle labbra? Non l'hai sentito? No, nulla. Nulla, ok, niente. Ripeti Fabrizio, dai. No, dicevo che i capelli sono, è un anno che crescono, quindi ormai non è neanche più l'effetto della quarantena. Non ce la fa. Siccome la seconda ondata è un'ottantena a questo punto, visto che siamo praticamente chiusi in casa, un po' si riesce, un po' no, un po' si ritorna fuori, da tanto possiamo allungare questi tempi. Effettivamente sei che ogni tanto ti frizzi, io però ho sentito, non so gli altri. Allora traduci. Nulla, ma appena detto che questi sono gli effetti della quarantena e che i capelli non li taglia da un anno, quindi questo è... Però la barba invece si era appena tagliata, detto. Ecco, questo è... Quindi pensate amici all'ascolto e soprattutto in visione, sia in diretta che poi sul nostro tubo finale, definitivo, che finisce tutto lì, e pensate addirittura se è tagliata oggi, per cui che cosa poteva essere questa mattina. Non oso immaginare. Allora, io dicevo, che prima subito viene la predica. Ho capito, la mia dura un paio di mesi, oggi. Una volta che me la taglio, non so io. Oggi, però, cioè, ho visto con delle barbe indecenti durante la trasmissione. Sì, Raffaele, posso confermare.
Io mi ci metto d'impegno, devo dire, infatti non ho nulla da dire sulla tua barba, anzi potevi tenerla più lunga. Comunque chiudiamo questa parente piccolina, perché io oggi pensavo una cosa di chiedervi a tutti voi espatriati quali sono le usanze di Natale dei posti dove siete e se le avete adottate oppure no, o se continuate imperterriti a avere le vostre usanze portate da casa, diciamo, da qui giù. Ecco, i troiani, mettiamola così. Non ancora. Questa era proprio i cernigliari. Ma sempre in tempo, Enzo. Vuoi rispondere tu che sei più... Ma noi veramente qua cucino sempre io alla fine, non è che... quello lo vediamo, perché sotto quel punto di vista sei attivo sui social e noi vediamo. Seguo sempre le ricette di Cucine Rossi Italiano di Gianluca e poi mancherebbe. E a volte vengono anche meglio, poi Gianluca giustamente me lo dice dopo. Mancherebbe. No, scherzo, noi veramente non è che stiamo cucinando. Scherzi che vengono meglio. Usanze natalizie del paese dove siamo, se le abbiamo. Ma stiamo facendo molte cose irlandesi. Ma lui pensa solo a mangiare, e questa è la questione generale. Se tu gli chiedi una cosa, lui prima pensa a mangiare e dopo... E poi, capito? No, io già il maglione è una cosa che in Italia è arrivata da poco, diciamo così, e ancora non si sono raggiunti i picchi di stramberia che ho visto in giro per i maglioni di Natale. E non lo so, addobbi particolari, per esempio Raffaele invece in questo momento ha tutti gli addobbi possibili, ci manca solo quello del Capodanno cinese, poi ce li hanno tutti, ci hanno due schiaccianoci giganti fuori dalla porta all'esterno, proprio tipico, non lo so, e poi ci sono le befane, quindi non so. Quindi invece Gianluca, tu niente, manca il maglione. Maniche corte mi stavo per mettere, adesso sono entrato com'ero. qual è la tradizione di Barcellona, ma soprattutto porto la tradizione ce l'ho qui a fianco a me, adesso ve la faccio vedere. La tradizione più stramba e divertente, la tradizione natalizia più stramba e divertente che ho visto in vita mia, e si chiama il cagatio. Non sto scherzando, praticamente in Catalogna i bambini ricevono i regali per Natale, non so esattamente se è lo stesso giorno come noi, perché in alcune parti della Spagna danno il 6 di gennaio, e il regalo, praticamente mettono una copertina per coprire il di dietro di questo pezzo di legno, che è un pezzo di legno vero, la gente se lo fa a casa di solito, e si dice ai bambini che devono dare da mangiare al cagatio, e poi il giorno dei regali hanno messo la copertina, i genitori hanno nascosto i regali sotto la copertina, e i bambini con un legno devono picchiarlo e farlo cacare. Letteralmente tolgo la copertina e magicamente appaiono i regali. È bellissimo, è fantastico, una bullizzazione oscena, ovviamente la violenza sul povero cagatio, che insomma una specie di pignatta, però lui non smette mai di sorridere. Una metafora, avrebbe detto Giobbe Coatta. No, non ho capito. Perché gli era l'eletto, avrebbe detto Giobbe Coatta. Probabilmente, forse perché è sotto l'effetto di Super Saiyan. gli occhi ce l'avevo ballato. Oh, allora, qui continuiamo il giro. Invece Alessandro si è portato, diciamo così, questa cosa di mettersi le corna d'arenna, che ormai sono globali perché le fanno tutte in Cina, però non sono coi LED, oppure sono spente. No, non sono con i LED perché non sono state comprate da me. Fossero state comprate da me, sarebbero stati dei LED. Ecco, per fortuna. Invece in Portogallo che cosa si fa? Che hai visto in giro? Ma allora, io devo essere sincero, il periodo, la settimana di Natale, io in Portogallo ci sono stato soltanto il primo anno che sono arrivato, quindi 2 anni fa, e sinceramente non ho notato differenze tra noi, anche perché come la Spagna, il Portogallo è un paese estremamente cattolico, quindi hanno più o meno le nostre stesse tradizioni, babbi natali appesi ai balconi, luminarie, eccetera, eccetera.
Per quanto ci riguarda, noi abbiamo importato lo stile italiano in maniera totale e globale, albero di Natale, Befanina alla porta, e cornina e quanto altro si possa avere a disposizione. Non siamo riusciti a fare un presepe, ma perché abbiamo cambiato casa da poco e quindi non, non ci siamo riusciti a organizzare. L'alberello con le lucine e le palline l'abbiamo fatto. Avete perso le action figure, il pacco con le action figure nel, nel trasloco? Vabbè, no, sì, avevo tutto il presepe di Lego di Guerre Stellari, ma l'ho perso. Sapevo. Allora, invece, l'ultimo, ma non ultimo, allora, Franchino. La Germania è un posto dove a un certo punto inizia a nevicare, poi già fa freddo. Quanto ha nevicato per la cronaca? Ecco. Già fatto la neve. Quanti metri? No, giusto, insomma, mi sono svegliato che era tutto bianco, ma cioè, si poteva tranquillamente andare in giro con la macchina. Lo sentite voi? Sì, noi lo sentiamo. Cosa si fa a Natale? Per i bambini c'è il giorno del 6 dicembre c'è San Nicola, Nicolaus, che porta i regali e rimette negli stivali dei bambini. E quindi Claudia, Gianna qualche giorno fa ha ritrovato un po' di roba nelle sue scarpette. Ah, quindi i regali aumentano di dimensione man mano che si cresce? Che crescono anche le scarpe? No, non funziona come se vuoi. Se c'ho una scarpa così e mi ci metti un regalo piccolo così, mi arrabbio, scusami. Vabbè, cioè, ma sono regalucci tipo la Befana, che ti devo dire. Invece qui poi il vero Natale è il 24 e non il 25 come da noi. Si scambiano i regali la sera del 24, se c'è il cenone il 24, il 25 è come il nostro Santo Stefano quasi. Ok, oh, poi però diciamolo, dipende dalle famiglie, dipende dai nuclei familiari e dagli incastri, perché ci sono un sacco di famiglie che aprono i regali il 24 perché poi il 25 sono da un'altra parte e riaprono i regali un'altra volta da un'altra parte, quindi ogni famiglia sostanzialmente c'ha il suo giorno di Natale. E, sfortunatamente per tutti voi quest'anno di pandemia rende complicato il fatto di poter liberamente decidere dove passare le vacanze, le feste soprattutto, per cui sarà tutto molto particolare. E quindi dicevamo, chi torna in Italia per Natale? Solo Alessandro? Io mi sono perso. Alessandro ci prova a tornare a casa per Natale, ma non è detto che ci riesca, perché cioè più che altro tornare torno, poi non so se mi fanno andare via, quello è il discorso sostanziale che bisogna affrontare. Com'è? Perché qual è la situazione adesso? Allora, facendo proprio un giro veloce, a Barcellona ci si muove, c'è la quarantena, c'è il lockdown o no? È il curfew, il coprifuoco. Però ecco. se il mio test martedì esce negativo... Ho sentito fino al negativo. Adesso mi sentite? Sì. Okay. Ho detto, se il test che farò martedì esce negativo, allora potrò andare in Italia. Oh. Altrimenti rimane... Altrimenti no. Stessa cosa penso in Irlanda, perché l'Irlanda è arancione, per cui si può andare, però quando si torna dall'Italia che è rossa bisogna aspettare 5 giorni. E fare il test. Però anche noi dobbiamo fare il test e se è negativo possiamo andare in Italia la settimana prossima. Ma voi quando partite? Prima o dopo il 21? 18. Prima. 17. No, io invece dovrei rimanere, come dicevamo prima con Piero, dovrei rimanere anche abbastanza fregato da questa situazione, perché partendo il 24 io non so... Se mi dovrò fare anche la quarantena a casa e soprattutto se il 3 gennaio, quando deciderò di quando ho il biglietto prenotato, mi faranno ripartire oppure no. Questa è una no, come ti accennavo prima,
in realtà, avendo parlato con la polizia di Fiumicino, non hai problemi ad arrivare, nemmeno di fare quarantena, perché comunque ti faranno il tampone a Fiumicino. E il problema è ripartire il 3, proprio perché fino al 6 c'è il blocco degli spostamenti tra le regioni e in teoria anche i contratti di lavoro all'estero non garantiscono al 100% la possibilità di spostarsi, anzi. Ma detto con le Fiumicino, con testuali parole in, diciamo, un italiano piuttosto pulito, senza grosso accento, fa, oh, a me mi pare strano che ti fanno spostare. Perché ricordiamo, nelle istituzioni pubbliche e dove c'è un'ambasciata, dove c'è un aeroporto, dove c'è, anche se stanno a Milano, c'è sempre un accento romano dietro l'angolo. E questo... Beh, sì, quello sì. Beh, a Fiumicino non mi ha stupito, dire no, a Fiumicino no, però dico... Diciamo che è un matto. È un rafforzativo, mettiamolo così. Invece, oh, Piero, in Andalusia, che si fa a Natale? Se hai messo la testa fuori da casa, che cosa hai visto? Considerando che ci avevo vissuto 6 anni e mezzo prima di tornarci, di qualcosina mi sono reso conto. Una delle cose più divertenti è che il cenone di Natale è... Scusami, no, il pranzo di Natale in realtà, perché il cenone comunque è a base di mariscos, quindi di frutti mare come in Italia più o meno. Invece il pranzo di Natale, che è considerato il pranzo non plus ultra, è quasi esclusivamente a base di jamon. Il jamon serrano, della migliore qualità che possono permettersi le varie famiglie. E... Però praticamente se tu vieni invitato a un pranzo di Natale, abituati che mangerai 90% prosciutto, niente di più. Anche perché cenoni e pranzi grandi non sono mai comparabili come quelli dell'Italia, cioè non ci sono le 70.000 portate che si possono fare nei vari posti italiani. Invece la cosa che lascia tutti quanti più o meno in difficoltà è che sia soprattutto qui alla linea, ma comunque in generale in Andalusia, sia la notte della vigilia di Natale come quella di Capodanno, quindi Noche Buena e Noche Vieja, quest'anno c'è il coprifuoco che è stato esteso fino a l'una di notte. Però fino a l'una di notte vuol dire praticamente che i miei concittadini non vivranno queste feste, perché erano feste estremamente conviviali e da fare in strada o nei locali, ma è sicuro che in strada si vede gente fino alle 3-4 del mattino proprio facilmente, fiumare di persone, e chiaramente erano feste che prendevano, diciamo, in là ben oltre la mezzanotte, per cui invece questa sarà, penso, la prima evenienza dopo forse i tempi della guerra civile in cui la popolazione praticamente non avrà uno sfogo sociale o comunque un momento di riunione sociale durante questo tipo di festa, se non probabilmente visitarsi in casa l'un con l'altro. Io sarò ospite di due dei nostri ospiti del nostro podcast e passerò la notte lì con loro, quindi ho recuperato una parte di famiglia a quel punto di vista. Saluto Stefano e Daniele. Oh, in realtà stavo pensando, come è l'una? Qua il coprifuoco per Capodanno, per esempio, è stato esteso fino alle 7 di mattina, no, per dire, giusto per lasciarvi la sicurezza che non ci pensate manco di uscire dopo la fine del coprifuoco delle 3 di notte. Quindi niente, stavo sorridendo fra me e me. Dilettanti me l'ha detto Alessandro, vero? Noi il coprifuoco ce l'abbiamo durante il fine settimana e le festività, quindi anche nell'ultimo 8 di dicembre abbiamo il coprifuoco alle ore 13 e per Natale sarà la stessa cosa. Cioè dalle 3 all'1 del giorno fino al giorno dopo? Esattamente. A che ora il giorno dopo? Sii preciso, per favore. Fino alle 5 del mattino, 6 del mattino del giorno dopo? Quindi però, praticamente se odi i tuoi parenti, no? I famosi parenti serpenti, no? Uno va a Natale a casa e poi non c'è scampo praticamente, devi rimanere chiuso lì dentro. Sì, esattamente. Da ora di pranzo. Sì, ma più che altro non si esce più, anche perché è tutto chiuso, non può, se vai in giro non ti dice niente nessuno se sei da solo. Io mi sono uscito
domenica pomeriggio a farmi una passeggiata, perché stando dentro casa tutto il giorno non ce la facevo più. Ho incontrato due pattuglie della polizia, un poliziotto a piedi, i quali non mi hanno assolutamente detto nulla. Perché però... non erano in servizio e stavano facendo esattamente la stessa cosa che facevi tu, cioè andarsi a fare una passeggiata, secondo me. Quindi in Portogallo avete dato una variante alla famosa citazione di Frankenstein Junior? Si può fare? Quel che è, non c'è scampo più per me. Ah sì, anche quella sì. Si può fare, qui possono fare tutto tu col silicone, risolvono tutti i loro problemi con il silicone, ma quella è un'altra storia. Comunque sì, non c'è scampo più per me. Anche alcune ragazze che conosco hanno risolto tutto col silicone, ma quella è un'altra storia. Mettono il silicone ovunque. Mettiamoci del silicone. Un picco di comicità, vecchio stile. Silicone. Scusate, una di quelle a cui facevo riferimento, tra l'altro c'è gente che la conosce qui in chat, quindi... Ah, ecco, no, ma non è che siamo solo in chat, siamo in diretta su YouTube. Non ho messo di quel che ho detto. Oh, sì, intanto direttamente ciao. Da Cru, ci ha raggiunto anche Fabio. Eccolo! Ciao a tutti! Ecco, buone feste anticipate! Ecco, dice, stavamo chiedendo quali sono le tradizioni di ognuno dei nostri ospiti in Perù, che cosa si fa per Natale? Ah, beh, qui sono molto folcloristici, quindi ci sono luci dappertutto, nelle case stesse fanno quasi una specie di festival a chi ha casa più colorata, più luccicante, con le classiche campanelline, i suoni tipici natalizi, ovviamente, no? Cioè, spendono di tutto e di più per farsi vedere. Oh, e ma quali io invece che sono... Quali tradizioni hai preso dal Perù e quali ti sei tenuto delle tue che ti sei portato da casa? Ecco, questa è una bella cosa detta a me, perché io sono il classico Grinch, proprio io Natale infatti delle grandi litigate ogni volta che c'è da fare l'albero di Natale, che ho detto di me, se voi lo vedete, è questa cosa assurda che io lo brucerei, non lo sopporto, quindi cose mie zero, proprio per me Natale dura solo un mese e mezzo ormai in questi anni moderni, dopo il 2000, perché comincia sempre prima e poi finisce sempre dopo, quindi basta poco, insomma, un dodicesimo dell'anno almeno, non ti preoccupare. Beh, per le persone normali sì, a casa mia l'albero di Natale inizia a ottobre, quindi figurati. Quindi hai anche maturato, diciamo, una certa repellenza per questo eccesso. Sì, ho delle allergie, io delle cose assurde. Oh, quanti gradi ci sono mediamente a Natale in Perù? Perlomeno dove sei tu, mettiamola così. Beh, sì, esatto. A Lima, che è la capitale, aspetta che passa un 19. Lima è la capitale, che è il mare. Quando fa freddo in pieno inverno di notte ci sono 13 gradi, se no arriviamo a 30 gradi d'estate col sole. Okay. Quindi Natale in spiaggia. In spiaggia, ok, come in Australia, insomma. Esatto. Eccoci qua. Oh, ciao, benvenuta. Ciao. Oh, allora... Emiliano, superiamo questo momento. No, di... se Alessandro riesce a inquadrare tutte entrambe la coppia, ecco, li vedete al centro in questo momento dello schermo. Benvenuta Giuseppina. Giuseppina, ci dici, non vogliamo sapere dove eri, perché Alessandro ha fatto di tutto per non far capire bene e creare mistero rispetto a questa cosa. Abbiamo fatto un giro, diciamo così, di domande a tutti rispetto alle abitudini natalizie del paese in cui siete, cosa avete mutuato del paese in cui state e cosa invece vi siete tenuti delle abitudini e tradizioni natalizie
di casa, diciamo, dall'Italia da prima. Non guardare Alessandro per avere rassicurazioni. A parte questa cosa di mettersi le renne in testa, che è una cosa molto, diciamo così, da uscite serali del periodo di Natale, quando si fanno i sepolcri per i bar e si va in giro tutti così, quindi, che ne so, albero, eccetera, eccetera. Ma del Portogallo tu cosa hai visto di Natale che ti piace e cosa ti piacerebbe fare? Posso anche farti una domanda di riserva, non c'è problema. Quest'anno penso che abbiamo visto niente, però vabbè, noi abbiamo preso casa insieme, mm-hmm. e quindi la prima cosa che abbiamo fatto, beh, è stata questa. E poi abbiamo fatto, vabbè, l'albero. Io erano anni che non lo facevo, è il mio primo albero a casa nostra, e quindi quella forse è stata la cosa più importante che abbiamo fatto insieme. Ci siamo divisi i compiti, lui le luci, io le palle. Potrebbe fare anche il contrario, in mezzo a questo genere. Questo è un copo di tempi, questo è un copo di squali, sono pronti per la battuta subito. No, ma noi li facciamo cadere le battute, dipende dalle persone, non c'è problema. I boomerang torneranno indietro al momento opportuno. La voce della verità quest'oggi, Franchino, bravo. Oh, allora, invece, quindi io c'avevo questo di argomento serio, diciamo così, Raffaele. Ecco, allora, parliamo di mangiare. Aspetta, Giusy, vuoi terminare giustamente? Sì, abbiamo decisamente condiviso e diviso anche il dolce. A me un pandoro e a lui un panettone. Esatto. Ah, quindi, beh, prontamente portato sotto l'albero. Proprio divisi per precisi, uno per uno, sta a posto, senza problemi di... Noi siamo democratici, te ti piace quello, magnatelo, io mangio un'altra cosa. Ognuno decide senza problemi. Comunque, a proposito di pandoro e panettone, non faccio per vantarmi, ma oggi un mio articolo sul pandoro e panettone è uscito in una mailing list che è stata distribuita presso tutti gli impiegati dell'azienda con la quale lavoro. Quindi una cosa, adesso mi hanno mandato, bene, non lo sapevo, quindi ho cominciato a dare indirizzi di posti di Cork dove comprare il pandoro e il panettone. Spero di prendere una percentuale. Però, quindi, sostanzialmente la cosa che hai scritto che hanno letto in più persone della tua vita è questa cosa praticamente sì. Una nuova attività, Raffaello, spacciatore di panettoni. Ecco, potrei prendere un po' una piccola percentuale. Intanto, ricordandovi che noi ci siamo riuniti un po' per cazzeggiare, un po' per salutare il Natale, eccetera, eccetera, ma anche per parlare di un po' di cose un po' più leggere. Il Cocinero Italianos, che cosa prepara a Natale, soprattutto? Niente, perché spero di risultare negativo e che mi cucini mia mamma. Quindi non cucina, è Cosinero, non cucina a Natale. Quello che succede normalmente... Lavori da sguattero il Cosinero, in realtà. Com'è? Il Cosinero fa i lavori da sguattero, in realtà. Esatto, divento quello che sfiletta il pesce congelato, che taglia le cipolle, che va a prendere i limoni in giardino, il fango, faccio queste cose. Però se dovessi cucinare, mettiamola così, che cosa prepareresti agli spagnoli di italiano per Natale? Gli spagnoli? Ma io sai cosa ho fatto? L'anno scorso ho fatto la cena di Capodanno, qua. Non l'ho fatta a casa mia, l'ho fatto da amici. E abbiamo cucinato ognuno una cosa diversa e io ho preparato una lasagna. Bravo. Che secondo me è il piatto perfetto per condividere e per mangiare una cosa del genere. E che all'estero non conosce nessuno, perché Nessuno. No, perché la conoscono, però insomma, come la fanno loro, come la comprano loro, insomma, non è poi sempre la stessa cosa. Credo, conoscono una cosa qualunque, ma sfortunatamente, nonostante la chiamino così, non si riferisce poi al prodotto originale. Però il livello sta salendo. Io adesso non vorrei far rabbrividire gli esperti di cucina, ma qui in Portogallo hanno una variante improbabile della carbonara. Per loro la carbonara sono funghi,
bacon, pan e non so quale altra cosa. No. È prosciutto cotto. La panna si usa pure qua in Germania, Alessandro. Sì, la panna è abbastanza comune in giro per il mondo sulla carbonara, ma io lo sapevo che in realtà andavamo a finire lì, quando si fa una cosa del genere si va a finire sempre su questa cosa della carbonara. Il tema della puntata. In realtà, a parte, diciamo, quando vogliamo essere leggeri, alla fine andiamo sempre a parare su queste cose, perché poi ci sono cose magari più importanti, più interessanti, più serie. Questa però è una roba su cui, appunto, tra il serio e il faceto, si scherza, ma insomma mica tanto, perché è abbastanza importante una... diciamo così, avere delle ricette e rispettarle, almeno il ricordo. Benvenuti, ciao! Direttamente da County Monaghan. Buonasera! Ciao! Buonasera a tutti! Allora, un attimo, 5 secondi di problemi tecnici anche per voi, si allontani un attimo la telecamera, vi vediamo insieme perché vediamo un quarto di faccia di entrambi. Ecco, perfetto. Un po' più su, perfetto. Benvenuti. Noi siete arrivati nel momento in cui possiamo mangiare. Ok, quindi a questo punto, da una Emiliano Romagnola e da un Molisano, non possiamo che chiedere che cosa si mangerà a Natale. Volevamo mangiare i tortellini, ma non arrivano, mi sa. Non arrivano. Beh, li dovete fare da soli. Questa la mano, i tortellini. Sì. Purtroppo, ma voi avete fatto l'albero, avete messo le lucine, avete messo l'elfo sul scaffale. Non abbiamo neanche disfatto le valigie. Siamo appena arrivati, qua ci sono solo scatole. Saluta Lorenzo. Ciao. Ecco, raccontiamola un po', ragazzi. Raccontiamo due parole che cosa succede nella vostra vita adesso. Insomma, quello che possiamo raccontare dal vivo. Cosa succede? Praticamente non ci siamo potuti, non siamo potuti uscire dall'isola, ma ci siamo trasferiti due volte dentro l'isola. Se non ti fanno andare via. Questo è successo. Ecco, adesso siete non ci fanno andare via e quindi... In un posto sperduto nel nord dell'Irlanda, giusto? Esatto, esattamente. Siamo nel nord, cioè quasi nell'Irlanda del Nord, diciamo. Prima ha cambiato lavoro Luigi, quindi ci siamo spostati, adesso ho cambiato lavoro io e ci siamo spostati. Mi sembra equo. Comunque, scusate, questa è volta che è ancora di Fabrizio. Che ancora non è stato in Italia. È vero. Il piccolo non è ancora stato in Italia. I nostri figli mezzi italiani in Italia quest'anno non credo che ci andranno. Mettiamola così. Invece chi andrà in Italia è Emiliano Troiani, che invece dove vai? Ti ospita? Siamo lei, perché purtroppo in Abruzzo non posso tornare in teoria, quindi vado in Sicilia anch'io a fare compagnia a Gianluca e Sara. Ecco, tu ci vai solo per Gianluca, non ci vai per Sara. No, solo per Gianluca effettivamente io. Viene perché vuole essere battuto di nuovo a uno. Esatto. Ma video della partita, vogliamo video. Ecco, un video per il canale, per favore. Soprattutto Brisco, ma sempre a uno finiamo. Soprattutto voi che tentate il ritorno per Natale in Italia, documentate il vostro viaggio, perché fino poi
all'inizio della prossima stagione di Una vita da lontano, noi ovviamente saremo, diciamo, in pausa forzata, quindi fino a metà dell'anno nuovo, di gennaio dell'anno nuovo. Quindi se vi trovate in aeroporto nei momenti in cui riuscite a prendere mezzi per andare verso la vostra destinazione, documentate il viaggio, così vedremo, lo faremo vedere. Oh, allora, Piero, vista questa bella compagnia, sei silente da un po' con quell'alberello inquietante, devo dire, davanti alla colonna ulteriormente inquietante di casa tua, che è tutta molto bella, ma la colonna effettivamente è un po' così. E i nostri amici che ci hanno seguito in tutte le puntate non l'hanno vista la colonna, perché questo servizio che stiamo usando in questo momento non permette di sfocare e di togliere lo sfondo. Dicevo, Piero, se vuoi lanciare un giro di domande o di considerazioni. Assolutamente no, vorrei lanciare un giro più fondamentale, come diciamo in italiano, anzi il più migliore, mi verrebbe a dire, proprio per sfoggiare un livello quasi dantesco, che è un giro di brindisi, di brindare o nella propria lingua o a quello che vogliono, perché fino adesso abbiamo bevuto ma nessuno ha fatto un brindisi. Come nella propria lingua? Ma se parliamo tutti la stessa di lingua, scusa, no, a parte Raffaele. A prendere i rifornimenti. Diciamo che ognuno di noi ha una lingua che è ancora più radicata che l'italiano. Mi ricorderei, è nato negli anni 50 con la RAI, quindi in realtà. Per cui nella propria lingua. Ah, dice la lingua del mio quartiere? Ecco, cioè, per far vedere la ricchezza di idiomi, qui ci stiamo. Quindi, adesso dei siculi, vediamo chi la fa in siciliano e chi la fa in spagnolo, in inglese o in abruzzese. Insomma, cominciamo da Dublino, dai. Prima che facciamo il brindisi, io volevo fare i complimenti a Fabrizio per la figlia, perché io non l'avevo mai vista dopo 2 anni che è nata, 1 anno e mezzo che è nata. Dopo servizio pubblico, sì, vabbè, ma veramente non avevi mai visto di Fabrizio? Com'è? Non c'eri mai, scontrata con la figlia di Fabrizio? Non l'avevo mai vista, quindi complimenti, bravo, hai fatto una bellissima bimba, anche a Claudio ovviamente. Diciamo che è tutto merito di Claudia. Perché... infatti questo non lo volevo dire io, però vabbè. Oggi abbiamo fatto il Christmas party virtuale con un whisky tasting. con chi? Con il whisky, con il telling whisky. Emiliano, forza, che cosa vuoi brindare? Sara, che cosa volete brindare? Che vogliamo brindare? Che vogliamo brindare? Speriamo che riscendiamo la prossima, ovviamente. È l'augurio migliore per chi prova a tornare in patria. Poi penso che non c'è poco da festeggiare, lo hanno spiegato come questo. Che possiamo brindare al grande avvenimento di quest'anno. No. Qual è il grande avvenimento? Effettivamente il sugo per la polenta, scusate, qui bisogna essere didascalici, perché ragazzi sono fidanzati ufficialmente, ovviamente Emiliano si è scordato di brindare l'evento dell'anno, no? Sugo per la polenta. Queste cose non si può fare, quindi. No. Comunque sì, prendiamo anche a questo. Salute. Salute. Gianluca, Sara, scusa. Non ho niente, non ho preparato niente. Cioè, tutti state bevendo, io c'ho questo. Sculaccelo, magari ti caccio uno spritz, una cosa semplice. Non ho il prosecco. Cioè, c'ho un prosecco, però è troppo buono per usarlo nello spritz. E c'ho da ieri sera ancora una bottiglia di olio qui che avevo lasciato sul tavolo. Cioè, le cose che c'ho. Con l'olio è un po' una cosa un po' troppo da ricchi, però si può sempre fare. Ho fatto le prove d'olio. Ma io mi sono distratto un attimo prima. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo brindare nelle lingue? Dobbiamo... come vuoi, se c'è qualcosa che vuoi dire, che vuoi un messaggio che vuoi lasciare ai posteri sul nostro canale, non so. Ma,
Tanti auguri a tutti con l'olio. Speriamo che l'anno finisca in crescendo e che vada meglio per tutti. Va bene, va bene. Lisbona, che Lisbona, dice Lisbona? Lisbona, tu vuoi, dai, sei tu l'oratrice, io mi associo agli auguri di Gianluca. Speriamo che questa cosa finisca veramente il prima possibile per farci tornare a una vita normale, anche perché noi abbiamo degli impegni impellenti da dover... Dove vai, Lorenzo? E mi riferisco a... Dove vai? Piano e a tutto vai? Per il resto tu vuoi fare un augurio particolare? No, io quello che penso onestamente è che comunque è meglio che ci prendiamo tutto il meglio che ci abbiamo lo stesso. Ma lei è romantica della cosa, dovete capire, adesso vi spiego perché non tutti conoscono. Io sono la bestia quadrupede, quello che mette la pancetta scritto come se fosse un vegetale qualunque. Lei invece è l'animo sensibile che non mangia l'agnellino perché gli fa tenerezza. Quindi ecco, mi volevo fare anche dare questo tipo di... Soprattutto perché l'agnellino poi diventa una pecora e ci escono più arrosticini. Hai capito, Emiliano, come si fa? Ok? No. Mi sto rivolgendo a Dublino, dico, hai capito come si fa, no? E cosa? Ho perso il ok, non fa niente, ja, proseguiamo. avanti prossimo. Esca a Würzburg. No, dove sei adesso? A Würzburg. Würzburg. Nella che come si dice la regione dove sei in tedesco? Come si dice buon Natale? La tua regione in tedesco qual è? Franken, la Franconia. Che fa parte della Baviera, però quindi, loro sono molto orgogliosi di essere... Quindi franchi, nel tuo caso la Franchinia è un piccolo pezzo della la Franconia. Prendo la Franchinia allora a questo punto. Salute! Direi che è inevitabile. Salute! E a Lima invece? Beh, da Lima intanto... auguro a tutti di stare bene, di salute, e che finisca questa porcheria, perché ho voglia di viaggiare, non ne posso più. E chissà, magari potremmo vederci, quando finirà tutta questa cosa, vederci personalmente tutti quanti insieme, o in Irlanda o in Italia, che sarebbe anche meglio. E salut, in spagnolo, salut. State bene tutti quanti, mi raccomando, visto che i numeri non sono molto, molto piacevoli da sentire in questi giorni, cerchiamo di stare bene noi stessi, ma insomma che anche i nostri cari stiano bene. Nuovamente salute. 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 E last but not least, in questo giro, poi ovviamente andremo anche da Piero D'Emiliano, Canti Monahan. Ecco, momento che sta versando qualcosa, la faccia concentrata, perché sta sparando secondo me tempo direttamente. Aspetta che lo metto in primo piano, dai. Dov'è? Okay. Devo dire è un po' inquietante, però va bene, molto inquietante. Ah, ma parlate come ragazzi, qua non si sta capendo niente, ragazzi. Io mi sono connesso per rispetto stasera, scusatevi se vi stiamo rovinando lo show, ma volevo fare un brindisi con voi, se viene fuori il bicchiere qui, salute, un whiskietto Teeling da degustazione. Salute. Vogliamo fare gli auguri a tutti voi, ragazzi, l'anno prossimo può essere solo meglio di questo e siamo connessi un attimo per salutare. Scusateci se... No, anzi, volevo dare il brindisi da voi e quindi, come no, è certo. Va bene, io direi di andare in Andalusia. Piero, ma guarda, siamo a 10 minuti dalla fine, quindi... Sarà molto semplice e anche molto istituzionale. Volevo brindare a tutte le facce che vedo e a quelle che abbiamo visto di queste 34 puntate che ci hanno permesso di... approfondire, ritrovare amici conosciuti, conoscere nuovi amici
e soprattutto sentire tante storie estremamente interessanti, che è una cosa che mi ha davvero accompagnato in questi oltre 6 mesi, per cui grazie a tutti voi, a nome di tutti coloro che hanno partecipato al nostro podcast, per cui la salute, gli auguri, speriamo che finisce il 2020 velocemente per tutti quanti. Salute. Allora, io purtroppo ho finito la birra mia, era l'ultima del frigo, quindi mi dispiace, però volevo ringraziare tutti i nostri amici qui presenti e non solo, anche tutti gli altri che ci hanno accompagnato in tutte queste 32 puntate per ora. Stavo pensando che effettivamente potevamo in realtà registrare questa puntata e metterla alle 11 del 31 dicembre e fare l'ultima ora dell'anno, il trenino, eccetera, eccetera. Così fare un po' di festa irregistrata. Ecco, se il Capodanno sarà così triste, voi riascoltatela la puntata. Adesso anche. Sicuramente. Oddio, io spero che ognuno trovi qualcosa di gioioso e felice in qualunque posto si trovi, in qualunque situazione, per passare un Natale o un Capodanno comunque pieno di gioia, perché l'importante, dai, scadiamo sui luoghi comuni, l'importante sono i sentimenti, gli affetti, le persone a cui vogliamo bene, molte sono qui con noi in questo momento, tante altre ce ne sono con cui abbiamo condiviso questa trasmissione, quindi dai, alla fine gli anni prima o poi finiscono, perché non possono durare più di 366 giorni quando è bisestato. Vabbè, sì, okay. 365 giorni. No, più di 366 quando è bisestile, quindi 367 è possibile, diciamo così. A meno che non dobbiamo rimettere l'orologio globale, perdere un po' di tempo per risincronizzare le cose. Comunque, niente, così io finisco un po' sempre in bacca, come si dice nel mio quartiere. Raffaele, puoi fare anche il tuo di augurio? No, io ovviamente volevo aggiungermi, insomma, come si direbbe in italiano, adesso mi viene eco in Piero, nel ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato, che sono stati i nostri ospiti e che hanno fatto parte di questa prima stagione di Una vita da lontano. Stavo cercando la lista degli ospiti per vedere, insomma, se c'era, ecco, intanto proprio all'ultimo minuto, come un gol in zona Cesarini, sta arrivando anche Stefano De Angelis. Quindi nel salutarlo, ciao Stefano, vediamo se lo riesco a aprire. Ciao ragazzi. Eccolo qua. Fine. Sono entrato in take alla fine, hai visto? Sì, allora dovresti dire 3 cose. Un brindisi, sì. Che cosa mangi a Natale e cosa si fa a Ibiza. 2 minuti per farlo, io nel frattempo cerco la lista degli invitati della prima stagione e li salutiamo e poi salutiamo tutti. E su Google Drive. Buon Natale a tutti, per un Natale austero, ma comunque un Natale. Cosa mangerò? Poco e niente, spero nulla, spero di cibarmi delle mie intenzioni per l'anno venturo, quindi di essere tutto pronunciato direttamente, e di non vedere nessuno, però di avere tutti dentro, cioè, vicino a me, dicevo, vicini al cuore ma lontano dal cuore, quindi bene. Bene, anche tu sei andato giù sul sentimentale, sul... Poi vorrei potervi dire che cosa si fa a Ibiza, ma purtroppo sono ostracizzato in questo momento, sono in esilio e potrò dirvelo presto, ma non così presto come speravo, quindi solo dopo le feste a quanto pare. Bene, allora, no vabbè, Raffaele ha trovato la lista, quindi si dovrà reinserire per rientrare. Grazie Stefano. Io ti vedo in orizzontale. Prego. Invece su YouTube sei in verticale, una cosa buffissima. Ma questo è ottimo. Può succedere soltanto dove Raffaele fa la regia. questo lo diciamo. Allora, Marco De Santis, Romy Cruanas, Chiara Alfonso, Francesco Lombardi, Gian Pietro Corrado, Patrizio Cocciarelli,
Oddio, questa è, diventa lunga. Fabrizio Di Felice, Stefano Albeato, Luigi Pilla, Emiliano Troiani, Fabrizio Freschi, Alessandro Gambini, Andres Galan, Martina Davino, Filippo Tattoni Marcozzi, Mario Carboniero direttamente da Cape Town, Luca Manfei, lo chef di Masterchef, vincitore di Masterchef US, poi Stoccolma, siamo andati a trovare Giuliano. Scusate, poi, amici, ha imparato a leggere da poco. Perché... potrei andare avanti, ma l'elenco è infinito, è più, quasi più di 30 nomi, quindi è quasi infinito. 31 ne sono, 31 più aggiunte, quindi 33, cioè, 34. Cioè, finito praticamente. Praticamente sì, però insomma, per la scena era più bello così, poi magari rischiavo di scordarmi i vostri, quindi è meglio che... però era, cioè, insomma, era solo per dire che è stata un'avventura interessante per questa prima stagione, quindi grazie ai nostri ospiti. Piero, sì, prima di chiudere volevo fare un ringraziamento speciale in questo momento a Stefano che si è appena connesso, perché il suo mix di Babbo Natale mimetico mi ha ricordato quando per Natale chiedo di Rambo ai miei come regalo. Certo. Ma perché Babbo Natale vive in una base in Lapponia, questo è evidente a tutti quelli che hanno un minimo di cultura di strategia militare, insomma, è vero. Altrimenti come farebbe? Altrimenti come farebbe a difendere i regali dei bimbi, certo. Ecco. Va bene, chiudiamo qui? Direi di sì. Chiudiamo qui, no, perché ragazzi, possiamo solo... possiamo solo peggiorare, e quindi ringraziamo ancora di nuovo, auguriamo a tutti un felice Natale, un gioioso anno nuovo, migliore sicuramente di quello che ci lasciamo alle spalle. Grazie a tutti di essere stati con noi, è stato un piacere veramente sia fare le nostre puntate con tutti quanti i nostri ospiti, è stato un piacere fare anche questa, molto divertente. Vedrete che l'anno prossimo la puntata di Natale sarà ancora più sarà ancora più delirante, e ci organizzeremo sempre di più, cercheremo di avere sempre più problemi tecnici, sperimenteremo tutti quanti i servizi nuovi di streaming per poter rimanere frizzati così per 5 minuti con i nostri ospiti, quindi vi ringraziamo per la pazienza, per la gentilezza, per la simpatia che avete avuto nei nostri confronti finora, quindi ci vediamo l'anno prossimo sempre con una vita da lontano. Io finisco qui la mia parte, poi non è che è finita perché... era un'ultima parola. Una domanda al volo, ragazzi, quando inizia la seconda stagione? Ecco. L'appuntamento ufficiale è giovedì 14 gennaio, come sempre alle 18.30 orario delle isole del nord Europa, 19.30 per il profondo sud Europa, 20.30 si trova nell'area Europa o per chi si connette come Fabio da Lima alle 13.30. Ok, questa, grazie Piero, questa era una vita da lontano, io vado a montare, sarà un'impresa montare questa puntata per il podcast, ma ne uscirò vivo, at least mi sta venendo a dire, prima della fine del 2020. Questa era una vita da lontano, live in podcast, stagione 1, grazie. Speciale Natale. Ciao a tutti. Ciao.